Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo alcuni farisei e alcuni scribi venuti da Gerusalemme si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi? Infatti quando prendono cibo non si lavano le mani». Gesù, riunita la folla, disse loro: «Ascoltate e comprendete bene. Non ciò che entra nella bocca rende impuro l'uomo, ma ciò che esce dalla bocca, questo rende impuro l'uomo». Allora i discepoli si avvicinarono per dirgli: «Sai che i farisei a sentire questa parola si sono scandalizzati?» Ed egli rispose: «Ogni pianta che non è stata piantata dal Padre mio celeste verrà sradicata. Lasciateli stare, sono ciechi e guide di ciechi, e quando un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso». La Chiesa in questa giornata celebra la memoria di San Giovanni Maria Vianney, patrono dei sacerdoti, al quale quindi ci affidiamo e chiediamo anche le vostre preghiere, chiedendo l'intercessione di questo grande santo. Il Vangelo che ci accompagna in questa giornata riguarda ancora un racconto sull'osservanza di alcune dimensioni della legge, e come sempre l'atteggiamento di Gesù è quello di portare al cuore della questione della legge, ponendo al centro appunto la persona, ponendo al centro l'uomo. Ogni legge viene consegnata per il bene dell'uomo e per la sua libertà. Non può essere altrimenti. La legge di Dio viene data per il più grande bene dell'uomo. Non possiamo fermarci nella sua dimensione puramente morale, pensando alla legge come semplicemente delle cose da osservare, perché se pensiamo così, ad un certo punto per forza trasgrediamo, per forza infrangiamo le regole. La vita cristiana è una questione molto più profonda. La vita cristiana ci parla di un dono gratuito. La vita cristiana ci lascia nella nostra totale libertà. Ci parla di una grazia, di un Dio che gratuitamente sceglie di venirci incontro per amore. E in questo senso ci consegna anche la legge. Ma dopo l'esperienza dell'amore, di un'esperienza di incontro, di una relazione d'amore, a quel punto comincia anche la dimensione morale. Prima c'è l'amore e poi c'è la questione morale nella vita cristiana. Altrimenti rischiamo a volte magari soltanto condannare oppure giudicare. Mi viene in mente Madre Teresa di Calcutta, che ha delle frasi semplici ma molto illuminanti. Una di queste diceva: non perdere il tuo tempo giudicando gli altri, perché potresti non avere il tempo per amarli. Questo già ci dice, già ci insegna tante cose. Prima di tutto l'amore. Il Nuovo Testamento dice proprio questo: chi ama veramente, chi ama in maniera autentica, ha adempiuto tutta la legge.